Quindi c'è un po' l'imbarazzo della scelta. Sì, esatto. Primo ospite femminile del mio canale. Bene amici, bentornati in Lorenz in the Schweiz. Io sono Renzo Partini. Come avete visto nel titolo del video, nell'immagine copertina, Lorenz in the Schweiz compie un anno di vita. Quindi oggi parleremo di quest'anno di vita con cifre, numeri, curiosità. Ma prima vediamo la sigla di Lorenz in the Schweiz e lo sponsor. E poi torniamo con questo video. E andiamo con la sigla. Bene amici, prima di proseguire volevo introdurvi lo sponsor di questo video, cambiavalute.ch. È un servizio online di cambiavalute euro-franco, franco-euro, con il miglior tasso di cambio di tutta la Svizzera. Ho provato personalmente a cambiare il mio stipendio in euro e vi posso assicurare che ho risparmiato fino a 116 franchi rispetto al cambio della mia banca. Inoltre è un servizio sicuro perché tutte le transazioni avvengono tramite servizi bancari e i soldi non vengono persi. È trasparente perché non ci sono commissioni o costi aggiuntivi, cosa che invece avresti con altre banche. In più ricevi i tuoi soldi direttamente sul tuo conto bancario, quindi non devi andare allo sportello bancario o fare altre cose. È un servizio perfetto per i frontalieri che ogni mese devono cambiare il loro stipendio franco-euro. Però è anche indicato per chi risiede in Svizzera o per chi possiede un'azienda. Trovi tutte le informazioni nel link in descrizione sotto il video. Bene amici, eccoci tornati in Lorenz in the Schweiz. Allora, il mio canale è nato il 26 di novembre 2020 e infatti lo scorso 26 novembre ha compiuto un anno di vita. Quest'anno di vita abbiamo realizzato 27 video che hanno raccolto 651 iscritti e ben 190.305 visualizzazioni. Quindi direi che per un canale alle prime armi come il mio, gestito praticamente fatto tutto da me in casa, sono numeri niente male. Il video più visto, come chi mi segue immagino ben saprà, è quello relativo alla vittoria dell'Europeo dell'Italia, cioè Zurigo Tricolore, Italia campione d'Europa, realizzato il 12 luglio, cioè praticamente è andata così. Io ho visto la partita insieme a mia moglie e agli amici e una volta che l'Italia ha vinto sono andato nella Langstrasse, che è la via principale di Zurigo, e qui infatti sono allenato gli italiani a Zurigo di prima, seconda generazione, emigrati, e è stata una bella festa come state vedendo anche nel video e come testimoniano anche le visualizzazioni. E quindi vista questa bella festa io ho girato il video, la mattina dopo l'ho montato e infatti come vedete dagli analytics è andata come è andata, cioè è andata bene. Infatti come ho già ricordato il video ha raccolto 162.138 visualizzazioni, il record è stato appunto il 12 luglio con 68.916 visualizzazioni e anche a livello di iscritti che in quel giorno ne ha fatti solo 134, ma a livello totale sono stati 305. Inoltre poi questo video è stato visto un po' in tutti gli angoli in giro per il mondo, perché è stato visto ovviamente in Italia ma anche in Indonesia, in India, Germania, Malasia, Canada, Algeria, Bangladesh, Russia, Brasile e tanti altri paesi come vedete nella schermata in sovraimpressione. E quindi che dire, sono molto contento che questo progetto editoriale sta andando bene, vi ringrazio sempre di più perché mi seguite, mi scrivete per i like e tutto, e quindi che dire, continuiamo con questo viaggio assieme, io cercherò sempre di migliorare la qualità dei miei video, la qualità dei contenuti e tutto. Voi per qualsiasi cosa scrivetemi sempre, segnalatemi, anzi potete anche segnalarmi gli argomenti se avete delle curiosità o domande particolari che io cercherò di approfondirli. Quindi grazie ancora per avermi seguito anche oggi, seguitemi ancora anche nei prossimi video, scrivetemi se avete bisogno e a presto. Ciao ciao!